Oggi prepariamo il babka al cioccolato. È facilissimo. È velocissimo. Trattandosi di un impasto poco idratato, possiamo schiaffare gli ingredienti nella ciotola tutti in una volta. Quindi farina, cacao, acqua e latte. Ora lievito, facciamolo a pezzettini. Sale. Ricordate che potete impastare anche a mano, ma anche no. Oggi no. Attacchiamo il gancio e partiamo a velocità minima. Iniziamo ad impastare. Ok, quando l'impasto si stacca dalla ciotola e comincia ad assumere consistenza e diventare leggermente liscio, lo possiamo tirar fuori. Come vedete, ha incordato subito, motivo per cui si può fare anche a mano. Anche tu lo puoi fare, anche tu che stai guardando, lo so, puoi farcela. L'impasto è pronto e adesso ci andiamo a dare qualche piega. Lasciamo riposare 11 minuti circa. Riposino fatto, riprendiamo l'impasto e gli diamo un altro paio di pieghe. Diventerà ancora più liscio. Vedete, già adesso rispetto a prima è molto 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 più liscio. E ce lo andiamo a ricoprire. Dopo un'altra decina di minuti l'impasto, come vedete, è praticamente quasi raddoppiato. Adesso ci andiamo a mettere un po' di farina sul bancone per non farla attaccare e andiamo a stendere col mattarello. Ok, cerchiamo di dare una forma più rettangolare possibile, specialmente se avete dei disturbi ossessivi compulsivi come i miei. Ora prendiamo la nostra crema spalmabile e ce la andiamo a spalmare. Adesso prendiamo l'impasto e copriamo i nostri peccati. Lo andiamo a stendere un altro po'. Lo andiamo ad arrotolare tutto quanto. Aspettiamo le gocce, così viene più buono. Adesso ci andiamo a dividere perfettamente a metà, lasciando ovviamente un pezzettino attaccato. Andiamo ad attorcigliare il nostro impasto, quindi prima un lembo qua e poi un lembo qua, poi di nuovo un lembo qua. Spiegazione tecnica. Lo compattate, poi ve lo andate a mettere nello stampo. Ovviamente cercate uno stampo antiaderente, se no si attacca, e lo andate a mettere dentro lo stampo, cercando di fare in modo che sia ben uniforme, altrimenti vi crescerà più da una parte che dall'altra. Adesso andiamo a coprire e aspettiamo il raddoppio. E voilà! Praticamente l'impasto è arrivato quasi al bordo, quindi è pronto per essere spennellato e poi cotto. Tuorli, latte, mischiamo tutto. E ora per 25-30 minuti in forno statico a 180 gradi. Bellissimo! Lo so, fatto io. No. È morbidissimo.